RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Sicuramente sarà più arrabbiato del solito, ma soprattutto sarà furioso con Maurizio Sarri. Roberto Conte, ciao Roberto, buon pomeriggio. Caro Michele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Avendo giocato sabato, la rabbia è stata ampiamente smaltita e sfogata. Benissimo. Io credo che, come dire, sia per i tifosi, sia i giornalisti dotati di onestà intellettuale debbano trovare sempre una giusta misura tra l'analisi critica e l'analisi, come dire, prospettica, anche ottimistica, se vogliamo dire così. Per questa ragione, proprio sabato in Tribuna Corbo, tu sai, abbiamo detto anche qualcosina sui difetti del sarrismo, che inevitabilmente conosciamo, ma li conosci anche tu. Però già da ieri stiamo iniziando a fare nuovamente i conti su quella che deve essere la cavalcata verso lo scudetto, che rimane assolutamente possibile. Oggi l'abbiamo presentata anche numericamente, supportati da un bellissimo editoriale del Mattino che la domenica di Pasqua ci raccontava perché non bisogna arrendersi. Ce lo raccontava la collega Marilicia Salvia. Benvenuta a Radio.0. Ciao Marilicia. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Marilicia, partiamo proprio da questa nota di ottimismo. Diciamo che dopo la gara col Sassuolo, insomma, sembrava che fosse caduto il governo Sarri, se lo vogliamo chiamare così. Poi all'indomani, con un po' di serenità in più, tu ce l'avevi data già la sera, praticamente in diretta, scrivendo durante Juventus-Milan, altra partita che ci ha rubato i sogni, come spesso accade con la Juve, a pochissimi minuti dalla fine. Però perché si può ancora sperare? Ma c'è da sperare, perché ci sono ancora 24 punti, sarebbe assurdo fermarci adesso e arrendersi nel momento in cui, tra l'altro, la Juventus gioca, è impegnata anche sul fronte europeo, che sappiamo essere un fronte a cui loro tengono moltissimo, per cui insomma ci sono una serie di fattori che potrebbero alla fine far pendere la bilancia dalla nostra parte. C'è lo scontro diretto, che è naturalmente fondamentale, che insomma al quale ci approcciamo con una qualche apprensione, perché è lì che effettivamente noi ci giocheremo gran parte di questo scudetto, lo legittimeremo anche se riusciremo naturalmente a vincere a Torino. Sono quelli 3 punti che in fondo ci mancano, quando appunto la Juventus è venuta a Napoli, e da lì probabilmente insomma le cose sarebbero andate molto diversamente per noi e anche per loro, se fossimo riusciti a sottrargli quei 3 punti che invece sono finiti nel loro bottino. Ci sono delle spinte razionali, che sono queste, appunto ci sono 24 punti, ce li dobbiamo giocare tutti. Io ho scritto, rifacendomi un po' la barzelletta abbastanza nota a Napoli, ho usato la metafora della schedina, San Gennaro che dice al tipo che va lì a implorarlo perché vuole fare 13, dice sì, ma tu almeno la schedina giocatela, perché altrimenti io non ti posso aiutare. Noi dobbiamo vincere tutte le partite, o insomma il maggior numero, dobbiamo portare a casa il maggior numero di punti possibili, e per il resto poi insomma vedere, sperare anche che un po', insomma, ecco, il fattore Europa e anche un po' il fattore fortuna, che magari chi lo sa, insomma, al momento ci vede in abbondante credito nei confronti della Juventus, ci possano aiutare. C'è l'Inter, che potrebbe far male ai loro rivali storici del nord, quindi insomma ci sono un po' di cose. Poi naturalmente la palla è rotonda, e questo è l'aspetto irrazionale su cui ci dobbiamo, come dire, al quale ci dobbiamo in qualche maniera aggrappare, che appunto prima sentivo citare la storia del Chelsea che ha battuto a Monaco contro ogni pronostico la squadra appunto che sembrava ormai favoritissima, lanciatissima per la vittoria della Champions League qualche anno fa, è appunto uno degli esempi che facevamo a tavola ieri con i miei fratelli altrettanto tifosi, e così come c'è chi ricorda lo scudetto che fu sottratto, insomma fu tolto alla scippato, per così dire, alla Juventus l'ultimo momento dalla Lazio appunto alcuni anni fa. Quindi insomma ci sono un po' di elementi ai quali dobbiamo guardare per rasserenarci e per ripartire adesso con... Senti Marilicia, a proposito di questa citazione che hai fatto tu, europea, del Chelsea, ricordiamo che poi il Napoli l'aveva battuto
3-1 in casa con un gol praticamente fatto di Maggio che praticamente ci ha tolto la qualificazione. Quel Chelsea arrivò fino a vincerla quella coppa con un eroico Drogba. Questo per dire che le imprese sono sempre possibili. Sempre possibili. Ma sul discorso di San Gennaro, noi qualche partita forse colpevolmente abbiamo scelto di non giocarla. Penso all'Europa, penso a quello che è successo con l'Ipsia, penso a quello che è successo con l'Atalanta. L'Atalanta. Ci sediamo alla televisione, ci rode molto vedere la Juve con Real Madrid, vedere la Roma col Barcellona e vedere che la Lazio probabilmente batterà il Salisburgo e sarà tra le prime quarte. Sì, magari. La Liga. Esatto. Col senno di poi, quanto è stata sbagliata e cosa bisogna fare l'anno prossimo, e credo che di questo stiano parlando Sarri e De Laurentiis, anche per un discorso europeo più importante del Napoli. Allora, vabbè, sul fronte tecnico, voglio dire, ti sei rivolta alla persona sbagliata, perché come sapete io sono insomma tifosa, figlia, sorella, madre e moglie di tifosi, per cui parliamo tanto del Napoli, ma dal punto di vista tecnico mi guardo bene dal dare suggerimenti. Certamente è stata una grande delusione da tifosi, anche se si è sempre sentito, io ho sempre molto sentito in giro, meglio lasciar perdere le altre coppe, ci dobbiamo concentrare sullo scudetto, perché poi in fondo la panchina è quella, non abbiamo la forza di giocare su più fronti, e siccome a noi interessa insomma quella cosa là che magari per un periodo non si poteva neanche nominare, tutto il resto lasciamocelo alle spalle. È chiaro che c'è un grande rimpianto, ed è un rimpianto che è legato anche al fatto che non giocare in Europa è esperienza che ci si toglie, insomma, che ci si sottrae, e non è probabilmente insomma una strategia giusta quella di una squadra che appunto vuole lottare, vuole crescere, vuole affacciarsi insomma ed essere sempre competitiva anche sul piano nazionale oltre che appunto internazionale. Magari riprendi, impari e gestisci cose che poi ti possono essere utili anche sul piano nazionale, e bisognerà che De Laurentiis si decida a comprare i giocatori giusti, che appunto ci si convinca che una grande squadra è anche quella che magari perde col Sassuolo, pareggia col Sassuolo però vince con le grandi, e insomma è questo, credo che anche appunto la città e i tifosi dovranno maturare in questo senso. È sbagliato dire no, vabbè, concentriamoci su un piccolo passo importantissimo, per quanto importantissimo, ma uno solo, piuttosto che provare ad arrivare insomma il più lontano possibile nelle competizioni europee. Senti, Marilicia, sempre con l'occhio, come dire, del tifoso editorialista, se lo vogliamo dire così, ci ha fatto molto piacere, ma questo anche umanamente, rivedere Milik in grande spolvero, con quella, come dire, grinta che ne ha fatto un attaccante d'area di rigore che ci è mancato tantissimo, certo. Sciate, colpi di testa, già Sassuolo l'anno scorso proprio fu una rete fondamentale. A questo punto ritorna quel minimo di abbondanza che ha sempre messo in difficoltà Maurizio Sarri. Una delle obiezioni è che, come dire, la famosa impresa è difficile realizzarla con 12 persone. Questo è stato un campionato nel quale Rob, Nas, lo stesso di Amara sono diciamo un po' marciti in panchina. Sì. Da questo punto di vista, che idea ti sei fatta? Che ti aspetti nella gestione di Sarri di queste ultime partite, non tanto con questi nomi che credo che ormai siano esclusi, ma soprattutto sul discorso Milik. Ma c'è da augurarsi che Sarri prenda un po' coraggio, probabilmente gli manca quello più che un suo attaccamento alle certezze, gli manca il coraggio di buttarsi, di provare delle soluzioni più di una volta, insomma è capitato questo ed è stato criticato per questo. Ci sono dei momenti nei quali non serve a niente provare a tenere il risultato e poi magari all'ultimo momento non riuscire a risolvere una partita, e serve invece vincere, e quando bisogna vincere bisogna giocarsi le carte più belle, più importanti, anche le più, come dire, così improvvisate. Mertens
è stata una sua creatura. È chiaro che noi adesso ci siamo abituati a questo tipo di schema, i due piccoletti, e ci domandiamo, sì, viene, insomma, non so, mettiamo, facciamo giocare Milik, che però viene da 2 anni, insomma, di stop forzato, e quindi non conosce certi meccanismi, magari rischiamo di non ottenere il risultato. Meglio i due dei quali ci fidiamo, però sono due che hanno giocato tutto il campionato. È chiaro che insomma c'è una stanchezza abbastanza inevitabile, credo, cioè ci sono momenti di appannamento, e quindi sì, bisogna leggere bene le partite e abituarci noi stessi, noi tifosi, a vedere uno spirlungone, uno forzuto che insomma atleticamente più imponente, e quindi un gioco diverso, e sì, speriamo che questa carta funzioni. Ultima domanda, importante perché guarda al futuro, tu ne hai anche scritto, a un certo punto forse ci si dovrebbe fare un borsino del rapporto tra Sarri e De Laurentiis, che è stato ai minimi storici, penso alla studiata del Post Madrid, ha vissuto momenti di grande amore, se lo vogliamo chiamare così, ha cominciato a baci e abbracci durante la serata natalizia, ora si discute molto del rinnovo, ballano molte differenze economiche, Sarri vorrebbe giustamente arrivare a uno stipendio simile a quello dei tre piccoletti che citavi tu, Insigne e Mertens guadagnano più di 4 milioni di euro. Come pensi che vada a finire questa, non dico telenovela, ma questa discussione? Ma io credo che molto dipenderà da come finirà il campionato, e quindi poi chi a quel punto, sempre per restare alla metafora del gioco, chi avrà le mani, le carte in mano, chi potrà dare le carte. È ovvio che se il campionato finisce come tutti quanti ci auguriamo, il mister avrà avuto ragione su tutti i fronti, e insomma sarà importante poi continuare questo percorso, che parte da una costruzione molto ben precisa. Insomma, è stato messo un mattone importante nella costruzione di questo percorso, una pietra importante. Se invece dovesse andare male, io non lo so, perché insomma dovremmo parlare, come dicevamo prima, di una stagione buttata, di occasioni perdute, e bisogna poi a quel punto, cioè, l'importante è che De Laurentiis decida che cosa vuole fare, se vuole appunto costruire una squadra importante che arrivi finalmente risultati importanti. Io personalmente temo molto, ma da tifosa, che se non dovesse andare come deve andare, ma non succederà naturalmente, ci possa poi essere uno sbandamento per cui magari alcuni giocatori che hanno ancora mercato internazionale preferiranno andare via. Insomma, bisognerà poi ricominciare da capo. A quel punto bisognerà capire se la persona giusta per ripartire sarà Sarri oppure no, se Sarri vorrà restare. Io credo e spero, insomma, che si possa intanto escludere quest'ultima ipotesi che dicevo, quindi arrivare al 22 maggio tutti felici e contenti. A quel punto poi si vorranno sicuramente un po' di bene in più entrambi e troveranno l'accordo. Un grande crocevia sarà sicuramente già domenica 15 aprile la trasferta di San Siro con il Milan di Gattuso, perché se Napoli dovesse vincere si toglierebbe davanti quello scoglio che forse, assieme alla trasferta di Firenze, sono gli ultimi due grandi scogli oltre alla grande battaglia dello Stadium. Ma arrivare a meno 4, visto il calendario, allo Stadium, secondo me potrebbe essere veramente il viatico per provare questa sorpresa finale. Speriamo che l'ottimismo che ci ha infuso oggi Maricia Salvia, guardo in rosa sul tricolore, ci porti, come dire, buone notizie. Noi purtroppo siamo in chiusura, ci sarebbe tanto ancora da parlare, magari ci riproponiamo di sentirci a luglio e vedere un pochino il futuro come andrà a finire. Intanto grazie per essere stata a Radio.0, a Maricia Salvia del Mattino. Ciao Maricia. Grazie, ciao, grazie, grazie, ciao. Roberto, per domani invece ci saranno sorprese spettacolari, chiaramente. Sì, perché un po' di spettacolo in campo potrebbe addirittura arrivare dall'acqua, e vi lascio qualche indizio suggestivo. Poi domani, ore 14:40, spettacolo in campo, ma poi giovedì c'è il VAR, ricordiamo che venerdì ritorna Gomorra Football Club, insomma, e ripresa dopo la Pasquetta, una settimana scoppiettante a Radio Montezero, perché abbiamo voglia di non stare depressi, abbiamo voglia di crederci ancora. Domenica si gioca col Chievo, ritorniamo a vincere e poi si vedrà. Ciao Roberto, forza Napoli, a domani. Un abbraccio a tutti, sempre forza Napoli. RPZ Radio.0 Campagna Radio Sport. Fuori gara!